Devo dire che fa fresco, Marino. Sì, Io ho un po' è freddo. dalle 3 che proviamo a sincronizzare i microfoni e Sì, Pasqua non ci riesce perché ma il calore. quando va a cliccare gli scivola via il dito, non è Si sta colpa sua. asciugando il sudore mentre Vero parli. Pasqua? Caldina, Fuori caldina. 38, dentro 59. 94 più Mamma IVA, mia, che caldo. Ma non 37,4. è reale, perché sono fuori 38, qui sono molti di più. E poi qua, sai, caldo, non a caso i rulli sono sempre dotati di aspiratore per tirar fuori il calore, Ok, noi ci se no sdraiamo dentro anche noi. cuociono, poverini. Sì. Parliamo di Audi oggi, una Audi, station. una bella A6 Model Year 2021, quindi già se non l'ultimo, il penultimissimo restyling, comunque sia uguale all'ultimo. E la domanda, quesito, questione della giornata è: una A6 bella come questa, interno color biscotto e via dicendo, merita un 2000? O meglio, il 2000 merita la A6? Lei è un 2000 Questa è un benzina o diesel? 2000 turbo diesel, Ok. mild hybrid, si Sì, dice così, perché sì, sì. io ho sempre il dubbio, mild Mild, però, sì. o mild? Mild, ok, io mi fido di più di te di quello che All'italiana dici, anche mild lo ok? capiscono. Che praticamente la definiscono ibrida, parliamoci molto chiaro, è un'ibrida di matricolazione. In Sì. realtà non è altro che un alternatore intelligente 48 volt, non è una vera, diciamo, plug-in con un motore completamente elettrico a disposizione. Quindi ha questo piccolo alternatore che dovrebbe dare un aiuto in coppia, piccolino all'inizio, niente di speciale a mio avviso per come è impostato, per come lavora, permettendo alla massa di questa macchina, che è tutt'altro che piccolina, di muoversi in maniera decente. A mio avviso, magari sembro tirare l'acqua al mio mulino, il 2000 di serie su questa macchina fa fatica. 204, Quanti cavalli hai detto che ha? dichiarato 400 Nm di coppia. Fra l'altro Sulla carta dici no, ma può rispecchiati dalla andare. verità, perché guarda Pasq, sono reali con la folle follia di 37 gradi, sono 195, 146 alle ruote, 405 di coppia. Con curva abbastanza Con bella. curva bella, un pochettino un vuotello qui, che si sente, soprattutto se magari la si usa in sequenziale buttando dentro le Ah, cioè qui marce. lei spinge e poi dopo va giù così Fa una immediatamente. sorta di vuoto, una bancata, una mancatina. Allora intendiamoci, quinta marcia, 1500, quindi è una situazione anche difficile da trovare. Però effettivamente ad ogni cambio di marcia, soprattutto quando si innesca l'effetto veleggio, che praticamente la macchina mette, va quasi in folle per poterla fare scorrere, quando ci si trova a riprendere, magari con poco acceleratore, C'è un bel quello lo vuoto. si sente ed è Ok. fastidioso. Quindi da quel punto di vista, diciamo, rispetto a quello che dichiara, se non si vogliono fare le corse, si muove più che dignitosamente, una macchina che comunque la sua marcia autostradale la regge bene, soffre proprio un po' in quelle situazioni lì. Adesso vediamo, siccome ad esempio il 3000 è fornito anche in versione 231 cavalli con circa 450 di coppia. Vediamo se riusciamo a far meglio della versione base del 3000 mettendo mano a un 2000. La macchina è dotata di una centralina MG1CS, anzi MD1CS 004 hardware 30, quindi in questo caso mappabile. Dico in questo caso mappabile perché Model Year 2021 si mappano praticamente tutte. Model Year 2022, a parte qualche rarissimo caso di software ancora bloccato, si mappano quasi tutte. Model Year 2023, 50-50, perché ci sono molti protocolli ancora bloccati dove non si sono trovate le password e chi chiaramente produce gli strumenti che poi ci fornisce per poter mappare le macchine ci sta lavorando. Però adesso, diciamo, con Audi ci sono un bel 80% di poterle fare anche le 2023, per fortuna. Poi più passa il tempo, sicuramente più saranno fattibili. Bello fresco dentro. Senti che roba, Una senti che roba. roba. Cioè, se abbiamo Shhh. delle uova, le appoggiamo Sì, lì e veramente, facciamo. potremmo diventare costine in 3-2-1. Mamma mia. Facciamo un lancetto dopo averci messo la mano, Sì. analizziamo cosa mi aveva chiesto la signora, perché è una signora, e vediamo se appunto riusciamo a far meglio della versione base del 3000. D'altronde solo una signora poteva fare un accostamento così di classe, dai. Beh, dai. Ecco, Ti l'interno così da dattero biscotto, è bellissimo. piace Pasq? Eh? Fra l'altro, chicca che non c'è quasi più in questi modelli qua, strumenti analogici. Analogici, bella. Figata, io Sì, adoro, eh. sì. Io adoro, sembreranno magari obsoleti al per lo più. A me piacciono. No, è un bel vedere. Accendo. Rulla, che bello, scalda un po'. Grazie.
Vedi il bottone? Senti? Che parte e tira fuori il calore. Così permette di non cuocere i rulli, poverini. Io non sento niente, però mi butterei dentro in questo momento. Non senti niente perché sei sordo. Aspirano, portano fuori. Portano fuori. E quello fuori fa caldo. Certo, perché Orio. Hai capito, hai capito. Allora. Ce l'hai fatta? Direi. Piuttosto benino. 2,64, 193, 4,59. Qua abbiamo un basellino, come vedete la dissipata è la stessa identica. Abbiamo un basellino, perché non sono stato un gatto io a tirar fuori velocemente la marcia, ma non è andato a inficiare nulla perché vedete non è cambiato niente. Ruota, ruota, potenza, potenza, ma soprattutto copia, copia. Migliorata anche laddove c'era il vuoto, chiaramente nel limite del possibile, perché a 1500 giri un turbo, pur geometria variabile che sia, non ci può essere assolutamente. Però la cosa bella che abbiamo di questa macchina è che per essere un 2000 ha una tenuta di copia clamorosa. Di solito abbiamo magari anche sul 3000 un grosso picco di copia che poi però viene a morire presto. Qua 4,59, che è praticamente il dichiarato del modello 231 cavalli con il 3000, e abbiamo 264 cavalli, di cui 193 alla ruota. E la guardate, cosa bella che ce l'hai là, no? Esatto, eh? L'allungo proprio che c'ha, non c'ha più il crollo, sì, che aveva con la macchina di serie, migliorando anche comunque quello che la signora mi ha chiesto, vale a dire togliere quel vuoto prima dei 2000 giri che gli incasinava un po' le cambiate. Quindi direi bene, veramente bene. Ecco, a mio avviso un 2000 così, questo è il motore, non è il motore del GTD 8 come si pensi, è il motore della più che altro del modello leggermente prima, al 190 cavalli, poi con il mild hybrid e via dicendo. Qualche mix c'è, perché ad esempio la centralina è già l'MD1, quindi quella vicina dall'8, la turbina è molto differente, come tutte le macchine al giorno d'oggi, AdBlu, 2 FAP e via dicendo, c'ha di tutto. Però diciamo che a mio avviso adesso, così, sì, se la domanda iniziale, così, se lo merita, questo è un 2000 che si merita alla grande. C'è proprio un bel guadagno da tutti i punti di vista, è veramente bene. Anche quello che a me piace più di tutto, come ti ripeto, al di là dei numeri che sono importanti, perché stiamo parlando di un 2000, attenzione, i 37 gradi ci sono ancora, non è che siano migliorati rispetto a due orette fa quando l'ho cominciata. Quello che mi piace di più, appunto, lasciate stare la dissipata che è la gemella, ma guardate proprio l'incremento bello progressivo con la forza di un tiro che darebbe quasi l'impressione di essere un benzina, non più che un diesel, se non fosse per i giri chiaramente che la tradiscono. Quindi bello, notevole, bello. Quindi a mio avviso un downsizing, chiamiamolo così, che merita comunque la lode con questo, su questa macchina qui. Poi chiaro, siamo tutti d'accordo che è una macchina che chiama meglio il 3000, ci mancherebbe altro, io e te siamo dalla parte bene, delle sì, grosse cilindrate, però spesso e volentieri vedo quando pubblichiamo anche sui nostri canali social i 1000, i 1500, si sentono una scarica di insulti sti poveri disgraziati, che è impressionante, ma d'altronde la direzione sta andando di lì, e io vi dico che ci sono 2000 turbo diesel che veramente non fanno rimpiangere i 3000, Golf 8, BMW, senza dimenticare nessuno, ma appunto faccio dei nomi così a caso, che vanno veramente bene, come ci sono dei 1000 che non fanno rimpiangere certi 1600 aspirati di qualche anno fa. Quindi non sempre per forza sparare addosso a ciò che sembra. Provatele prima, no? Prima provatele, poi chiaramente, giusto che ognuno abbia le sue opinioni, i suoi gusti, però prima andrebbero provate, assolutamente. Giusto. Grazie Marino. Bene, grazie a te. Alla prossima. Alla prossima. Vado a fare la doccia. Vai a fare la doccia. Pasc, riesci a spegnere o hai il dito ancora sudato? Facciamo insieme io e lui la doccia. Bene. Possiamo fare insieme? Sempre. Siamo abituati così. Potete da sempre, fare quello che volete, io non mi formalizzo. Fluid, ciao.